Per uscire dai bassi fondi della classifica alla Valentina Sbottegone occorre una scossa, una vittoria convincente che vorrebbe dire due preziosi punti in classifica e ossigeno puro nei polmoni dei gialloneri di coach Valerio. In questo momento la squadra non sta rispondendo a quelle che sono, non dico le aspettative di alti livelli, ma le aspettative minime, quindi ci manca sicuramente l'approccio corretto alle partite, cosa che invece in allenamento si vede a grandi sprazzi, quindi grande intensità in allenamento, poi arriviamo alla partita e ci sciogliamo la prima difficoltà. Dovremo sicuramente lavorare sotto questo punto di vista, cercare un'aggressività maggiore fisica, ma soprattutto dovremo aggredire le partite a livello di testa, a livello mentale. Siamo in difficoltà sul piano atletico, fisico, sicuramente stiamo incontrando squadre che hanno centimetri, chili, atleticità probabilmente più di noi, però questo non vuol dire che noi non dobbiamo scendere in campo e lottare. Alla prima difficoltà ci arrendiamo e questo è il dato più allarmante, il dato più grave, per cui dobbiamo lavorare sotto questo punto di vista. Sabato sera al Pala Carrara però arriverà una brutta gatta da pelare, l'Etrusca San Miniato di coach Federico Barzotti, che ha già raggiunto quota 10 in classifica. Fanno della loro arma principale questa aggressività sia in difesa che in attacco, perché appena hanno la palla giocano uno contro uno, sono aggressivi, sanno fare le letture e appena parte un aiuto riescono a liberarsi della palla in modo corretto, per cui è una squadra veramente temibile e merita sicuramente i punti e la posizione in classifica che occupa attualmente.